I'm Chris Burns and welcome. Benvenuti a The Network, il dibattito serrato con i protagonisti dell'attualità. I titoli. Il motto delle elezioni europee questa volta è diverso. Il Parlamento sarà determinante nella scelta del presidente della Commissione. È stato più assertivo nel respingere bilanci, accordi sulla protezione dei dati e altre leggi e nel chiedere condizioni migliori per gli europei. C'è chi dice che è spaventosamente diverso perché si sta politicizzando la Commissione, che dovrebbe rimanere composta da tecnici al di sopra della mischia. E i populisti potrebbero indirizzare la politica europea. Forse è un motivo per mobilitarsi e contrastare la diminuzione dell'affluenza alle urne. Sono con noi in questa puntata speciale di The Network, qui al Parlamento europeo a Bruxelles, Ashley Fox, eurodeputato britannico del gruppo dei conservatori e riformisti. Peter Umsels, vicepresidente della Gioventù Federalista Europea, e Sonny Kapoor, del think tank Redefine. Benvenuti. Cominciamo con una domanda per tutti voi, a partire da Ashley. Le elezioni del mese prossimo sono diverse in meglio o sono spaventosamente differenti? Non penso affatto che ci sarà molta differenza. Credo che la maggioranza degli elettori britannici voterà soprattutto in base alla politica interna. Non penserà alle più ampie questioni europee e sospetto che questo sia vero per ogni paese europeo. Peter, quindi lo stesso? Sarà solo un voto di protesta? È diverso in meglio. Le precedenti elezioni europee erano imperfette, l'affluenza era molto bassa, non c'era un dibattito sulle reali questioni europee. Ora invece abbiamo candidati di spicco che portano al centro del dibattito le politiche importanti per la gente. I candidati di spicco, ecco, pensa che spingeranno più persone a votare? Penso che la crisi dell'euro, quello che è successo negli ultimi 5 anni e i tanti titoli delle prime pagine che hanno riguardato l'Europa facciano sentire la gente più coinvolta. Crede che gli elettori si precipiteranno alle urne? In un certo senso sì, è probabile che si interrompa la tendenza al declino della partecipazione. Ma non è per molti un voto di protesta di medio termine senza grandi differenze? È ciò che ha detto Ashley. Peter, cosa ne pensa? C'è modo di portare la gente a pensare all'europea? Molta gente pensa già all'europea. Appartengo a un'organizzazione che rappresenta più di 60.000 cittadini in Europa che sono profondamente preoccupati per queste elezioni e pensano veramente che questo possa essere un cambiamento significativo per il meglio. Pensa che il Parlamento avrà più voce in capitolo nella scelta del prossimo Presidente della Commissione? Ha davvero questo potere o pensa che il Consiglio europeo dirà va bene, ma quello che vogliamo noi è questo? Credo che l'idea dei candidati di spicco sia del tutto irrilevante, che la maggior parte degli elettori non sappia neanche chi siano Juncker e Schulz. Nel mio collegio elettorale non li conoscono. Sonny, cosa ne pensa? È più probabile che conoscano Schulz e Juncker piuttosto che le sigle dei rispettivi gruppi e le loro politiche, quindi penso sia un miglioramento metterci una faccia. Metterci un personaggio? Ma Peter, altri affermano che si sta politicizzando la Commissione, che dovrebbe rimanere tecnica, non politica. Cosa ne pensa? Grazie a Dio si politicizza la Commissione. Serve un governo politico dell'Unione Europea che prima non c'era. Questo nuovo tipo di elezioni potrebbe cambiare le cose. Ashley, le suona un po' come un superstato? Un po', ma credo che sia del tutto irrilevante per i bisogni della gente comune. È straordinario che i tre candidati principali siano virtualmente identici, perché fate loro una domanda e la risposta sarà sempre più Europa. Sonny, dov'è il vero potere? Quale potere in più avrà veramente il Parlamento? Forse nel bilancio? 1.000 miliardi in 7 anni? Non credo che il vero potere stia in questo, perché la differenza tra le proposte del Parlamento e della Commissione, ad esempio, è poca. Credo che a lungo termine il Parlamento diventerà il luogo che darà legittimità a tutto il progetto europeo. Non ci siamo ancora, si sta andando nella giusta direzione, ma c'è molta strada da fare. Peter, cosa ne pensa? Se la critica è che non c'è abbastanza democrazia nell'Unione Europea, allora la soluzione non è fare a meno dell'Unione Europea, ma farla avanzare di più. E questo è ciò che si sta cercando di ottenere con queste nuove iniziative.
Una delle questioni di cui si sta occupando il Parlamento è la protezione dei dati. Un accordo è stato bocciato varie volte. È stato semplicemente vittima dei populisti o ha mostrato il vero potere del Parlamento? Penso che la questione della protezione dei dati abbia molto allarmato gli europei. Ho ricevuto molta corrispondenza sul tema. Vorrei sottolineare che questa elezione nell'Unione Europea non si giocherà su una questione in particolare. Quindi non ci sarà una legittimazione per uno di questi tre candidati. Quando la gente vota, non lo farà per quei candidati. Sony, quale pensa che sia la questione principale che il Parlamento affronta ora? Credo che il Parlamento abbia bisogno di dimostrare di che pasta è fatto. Ha avuto molti poteri tradizionali e non ha ancora dimostrato che li esercita come vuole il popolo. Come lo farà? Ha bisogno di avere molta più presa sui cittadini, di far sapere perché certi partiti hanno votato in un certo modo e i compromessi fatti dietro le quinte devono avvenire alla luce del sole. Peter, come si fa a mostrare che il Parlamento ha davvero potere? Non abbiamo bisogno di mostrarlo, il Parlamento lo mostra da sé. Il Parlamento attuale ha battuto i pugni sul tavolo in diverse occasioni, sulla protezione dei dati, il bilancio. Questo Parlamento sta riaffermando la sua legittimità e il prossimo dovrà farne tesoro, essendo ancora più rappresentativo dei cittadini. Il Parlamento non ha ottenuto assolutamente nulla sul bilancio. Quello che ha fatto è stato accettare al 100% ciò che voleva il Consiglio, cioè un budget europeo ridotto. Il Parlamento ha parlato tanto per settimane e poi si è arreso e li ha fatti felici. Sony, che ne dice? In questo caso particolare sono d'accordo che il Parlamento non ha ottenuto molto, ma penso che il potere sia nuovo e ci voglia tempo prima che il Parlamento impari ad affermarsi. Solo il tempo dirà se ha avuto successo. Cosa pensa del pericolo di un'affluenza costantemente in discesa ogni volta che c'è un'elezione parlamentare? Questa volta potrebbe essere diverso, ma se ci saranno ancora meno elettori, le frange estreme potrebbero rafforzarsi. Non crede, Peter? Credo sia molto pericoloso l'aumento dell'astensione cui assistiamo in Francia e nei Paesi Bassi e che corrisponde a una maggiore intolleranza nel sistema politico. Dobbiamo concentrare la discussione su ciò che deve cambiare, il numero dei votanti deve aumentare. Quindi lei vede un terreno comune? Credo che l'astensione sia dovuta al fatto che in Europa non si parla dei problemi reali. A Bruxelles si parla di un'unione politica sempre più stretta, ma questo è irrilevante per i comuni cittadini e in risposta all'estrema sinistra e all'estrema destra, cosa fa l'establishment politico? Presenta tre candidati che sono assolutamente identici. Lo abbiamo visto nelle elezioni amministrative nazionali, europee e non solo in Europa. È un fenomeno molto comune, non si può dare all'Europa la colpa di non rappresentare gli interessi della gente. Per i partiti estremisti sono un po' meno preoccupato perché in fondo avremo una maggioranza centrista di socialdemocratici e popolari e assisteremo a politiche stabili come quelle che abbiamo visto in Scandinavia. E se ci fosse una grossa sorpresa, se gli estremisti crescessero più del previsto? Potremmo avere a che fare con qualsiasi cosa l'elettorato ci dia e non ho dubbi che i popolari e i socialdemocratici andranno male ed è perché questi due grandi gruppi stanno offrendo le stesse ricette, sempre più Europa. Vorrei che l'Europa si concentrasse sul libero commercio e aumentasse la prosperità degli europei. Perché questa elezione è importante e bisogna votare? Sony? Gli ultimi 5 anni hanno mostrato che i problemi nazionali non sono più solo nazionali, ma europei. I nostri destini sono collegati e questo è stato dimostrato chiaramente, lo hanno visto tutti. È la nostra occasione di esprimere la nostra opinione sul significato delle politiche europee. Peter, in una battuta? Se si vuole che l'Unione Europea parli delle cose che stanno a cuore alla gente, dobbiamo darle la legittimità per fare esattamente questo, e ciò è possibile se si vota e si dà un mandato forte al prossimo Parlamento. A Ashley, l'ultima parola. Crediamo che il concetto di Stato-Nazione rimanga il mattone più importante dell'Europa e che lo resterà a lungo. Grazie ai nostri ospiti Ashley Fox, Peter Humsel e Sony Kapoor. Alla prossima edizione e grazie per esservi collegati con The Network. Until next time, thanks for connecting with The Network.